primo video di una serie un po' particolare, dedicata a un argomento non comune, e cioè strategie non convenzionali. È rivolto a un pubblico di livello medio-alto, ecco, vi anticipo. Nella maggior parte delle volte le partite a scacchi sono regolate da principi, da metodi strategici, da regole che sono ben note. Però talvolta, quando vediamo le partite dei professionisti di alto livello e con notevole fantasia, vediamo delle situazioni contraddittorie, diciamo, in cui il corso degli eventi che ci aspettavamo viene bruscamente interrotto da delle mosse, dalle manovre, dalle idee che ci lasciano interdetti. Sicuramente ci saranno dei motivi posizionali oppure di motivi di natura pratica che hanno indotto il professionista a regolarsi in quella determinata maniera, ma probabilmente ci sono anche dei punti comuni, ecco, che cercheremo di illustrare con qualche esempio, perché è vero che sono fenomeni irregolari, però in realtà ci sono dei punti concreti da poter mettere in evidenza. Va bene, la prima partita che vi mostro in questo video è Morozevich Pelletier del 2006, una partita che mi ha notevolmente colpito per la fantasia, diciamo, per il piano non convenzionale, non standard, utilizzato da Morozevich. Va bene, acceleriamo l'apertura, una francese, ecco qui cavallo F3, H6, ha giocato adesso Pelletier, forse avrebbe potuto avere il coraggio di giocare donna B6 con un doppio attacco. Perché non l'ha giocato il nero? Probabilmente dopo arrocco, donna per B2, cade il primo pedone, torre B1, e attenzione però, cade il secondo pedone, scacco, perde l'arrocco, forse, ecco, evidentemente il nero ha ritenuto che era pericoloso, diciamo così, perdere l'arrocco per quei due pedoni, e allora ha lasciato perdere, quindi non ha avuto il coraggio di giocare questa variante, quindi non ha giocato donna B6, ha giocato invece H6, alfiere H4, arrocco. Qui Morozevich ha giocato donna D2. In precedenza, ovviamente, c'è una teoria dietro questa variante, e il bianco in precedenza aveva favorito altre due mosse, e cioè o arrocco corto o donna E2. Ma evidentemente Morozevich sta seguendo qualche altra idea, ha una sua... una sua idea personale sul concetto di centralizzazione delle sue forze. Vediamo. B6, arrocco lungo, questo è tipico contro la francese in questa variante, quindi niente di strano. Torre 1, alfiere 7, cavallo 5. Qui il nero ha giocato cavallo D5, vuole cambiare un paio di alfieri, vuole ridurre al minimo le possibilità di attacco sul lato di re da parte del bianco, cambiando gli alfieri, va bene. Forse vuole giocare donna B4 per cambiare anche le donne, il bianco lo previene, torre, qui il nero ha giocato torre D8. Da premettere che dopo pochi giorni il bianco ha giocato la stessa variante, dopo
ecco qui, dopo 17 giorni, ha giocato la stessa variante, il nero però ha replicato con donna G5 e dopo il cambio delle donne, alfiere 4, si è ritrovato in un buon vantaggio, infatti ha vinto abbastanza rapidamente. Torniamo alla partita, quindi evidentemente Morozevic questa variante diciamo la conosce, gli è piaciuta, non lo so. Fatto sta che dopo torre a D8, ecco qui, il bianco ha proseguito con F4, cavallo F6. Fermiamoci un attimo. Allora, diciamo, in posizioni simili, con gli arrocchi contrapposti, voi come giochereste al posto del bianco? Ora, se ci fossero gli arrocchi corti, cioè se entrambi i giocatori avessero giocato arrocco corto, vabbè, allora ancora, diciamo, la strategia del bianco sarebbe stata più chiara, cercare di sfruttare la maggioranza pedonale sul lato di donna 3 contro 2. Vabbè, questo è un piano, però qui stiamo con gli arrocchi contrapposti, il bianco ha arroccato lungo, no? Quindi, che cosa vi aspettate con gli attacchi eterogenei? Beh, vi aspettate qualcosa come G4. Tant'è vero che, infatti, per esempio, i motori, Stockfish 6, per esempio, molto stupidamente consiglia proprio G4. Che, a prima vista, diciamo, qualsiasi, però anche un essere umano, diciamo, normale, che non si chiami Morozevic, giocherebbe così. Qui, per esempio, potrebbe giocare cavallo E4 sfruttando l'inchiodatura sulla colonna D, ecco perché ha giocato torre di 8, deve spostare quindi la donna, minaccia il cavallo, sposta il cavallo, minaccia l'alfiere, prosegue con G5, cambia, ha aperto una colonna, però il problema è che il nero alleggerisce la situazione con qualche cambio, torre di 5 e così via. Ma Morozevic non gioca G4. Guardate come gioca questa strategia veramente particolare. Ha giocato C4. Già questa mossa, diciamo, al motore già non piace, ma non piace nemmeno, diciamo, a molti di voi non piacerà. Il nero ha giocato giornata C7, giustamente si è messo subito ai raggi X al re bianco, e guardate adesso il bianco cosa gioca: B4. Ora non mi dite che questa non è una strategia veramente particolare ed originale. Cioè, avete mai visto una situazione del genere? Cioè, arrocchi contrapposti e il bianco tranquillo attacca sul lato dove sta il suo re. E non è un tipo di strategia, diciamo, comune. Ecco, il senso comune, diciamo, di noi scacchisti viene veramente violentato. Qui il bianco, diciamo, è chiaro che la sua idea principale è quella di fare confusione, una confusione incredibile sulla scacchiera. Se non ci fossero state le donne, le torri, ecco, se diciamo fossimo in finale, cambiate donne e torri, beh, vabbè, allora questa strategia poteva essere accettata, perché tutto sommato, maggioranza di pedoni sul lato di donna, in finale il bianco cerca di crearsi un pedone passato, avremmo detto questo. Ma qui ci sono ancora i re sulla scacchiera, e qui ci sono ancora le donne, le torri, non è così il discorso. Quindi, cosa diavolo gli è venuto in mente a Morozevic? Vediamo che cosa è successo dopo. Il nero ha replicato con cavallo di 7. Ha cioè giocato un tipico, ha ragionato in un tipico comportamento, cioè attacco sull'ala, contrattacco al centro. Quindi ha cercato subito di applicare la regola, ecco. Ora, forse non era la migliore, ecco, non è la risposta adeguata. È chiaro che contro un giocatore che dimostra un coraggio da leone, perché è chiaro che il bianco ha un coraggio da leone a giocare in questa maniera, evidentemente bisognerebbe reagire in maniera diversa. Come? Un'idea migliore poteva essere A5, attaccando subito
diciamo, la posizione esposta del re bianco, ad esempio re b2, apre una colonna, donna e7, attacca il pedone b4, lo difende col re, ecco perché si è avvicinato. Qui, posizione molto complicata, forse sta meglio, bah, non lo so, non mi permetto di dire forse sta meglio in nero, perché non possiamo dirlo, però a5, insomma, sicuramente era una mossa interessante. Va bene, ha giocato invece Pelletier al centro, quindi cavallo d7. Il bianco ha giocato re b2, da notare che cambiare il cavallo era sbagliato, perché dopo torre per d7, con l'idea di raddoppiare le torri, però seguiva scacco, cattura, e cattura la torre, quindi c'era questa scoperta. È vero che c'è donna per c4, però donna per c4 scacco, re b2, alfiere d5, e quell'alfiere vale molto di più della torre bianca. Quindi vedete che i problemi del bianco, cioè quel re così esposto gli crea problemi, quindi deve stare molto attento. Quindi cavallo per d7 è sicuramente sbagliata, ecco perché ha giocato re b2. Cavallo per e5, f per e5, è logica. Ora a questo punto il nero vuole giocare torre d7, vuole raddoppiare le torri, però appunto c'è quel problema di alfiere h7 scacco, ecco, e allora ha deciso di fare re h8, ha pensato così non ho più il problema di alfiere h7 scacco, anche in questo caso però re h8 insomma non è... è una mossa un po' artificiale, diciamo così, e poi vedrete che espone il re nero sulla colonna H. In realtà il problema è che il Pelletier, questo grande maestro svizzero, evidentemente stava concentrato sull'idea di raddoppiare le torri sulla colonna D. Probabilmente, nuovamente, era migliore A5. Per esempio... perché pone insomma delle questioni al re bianco, quindi il bianco avrebbe dovuto sicuramente cercare di chiudere le linee, perché ad esempio se le apriva, se permette al nero di cambiare in b4, torre a 8, vedete il problema, è chiaro che il re improvvisamente si sente poco sicuro, quindi non è possibile donna 3, quindi deve cercare di chiudere b5, donna c5, minaccia donna di 4, cioè minaccia di andare a dar fastidio al re bianco, e quindi il bianco è costretto a cambiare le donne, e poi alfile per g2, situazione confusa, però sicuramente il nero male non sta, quindi nuovamente a5 era la scelta buona, però ripeto, ha fatto questa re h8, questa mossa artificiale, donna e3, torre d7, a tutti i costi vuole raddoppiare le torri, è inutile che vi dica che a5 era sempre migliore, per esempio a5, b5 per tenere chiuso e poi dopo torre d7 con raddoppiare, ma a5 proprio non era interessato il nero, quindi ha giocato torre d7, g4 con l'idea di aprire la colonna h, qui Pelletier è stato coerente, ha raddoppiato le torri, ma purtroppo non è una buona idea, sarebbe stato più logico ammettere l'errore e tornare indietro con il re, ad esempio, quindi fare il re g8. Lo so, difficilmente un grande maestro accetta di dichiarare, diciamo, di aver sbagliato così clamorosamente. Dopo re g8 poteva seguire g5, per cercare, adesso ovviamente il nero deve anche lui a sua volta tenere chiuse le colonne, perché se la apre per esempio h per g, segue torre g1 e minaccia torre per g5, f5, cattura, torre per g5, e il problema è che adesso la colonna aperta crea problemi,
insomma, è chiaro che il bianco sta meglio. Quindi, dicevo, dopo re g8, g5, la cosa migliore è tentare di tenere chiuso. G6 è molto fastidiosa, cattura. Donna g3, minaccia di catturare in g6, anche se fa g5, non serve a niente. Donna per g5, torre f2. Situazione complicata, però, perché almeno diciamo, è riuscito a crearsi un certo controgioco il nero, quindi diciamo, era meglio ammettere l'errore e giocare re g8. Non ha giocato, è stato coerente, invece ha semplicemente raddoppiato le torri. G5, eccola che è arrivata ugualmente. Purtroppo è troppo tardi per chiudere la colonna, perché dopo g6 nuovamente cattura, donna g3, di nuovo minaccia g5, torre e 3, c'è il problema dell'alzata di torre, re g8 tenta di scappare, e qui può semplicemente per esempio fare donna h3 e il bianco sta molto bene, oppure semplicemente dopo il re g8 può catturare in g5, alfiere e 4, cattura, torre per... Vabbè, questa è un'analisi insomma, che sto mostrando semplicemente per dimostrare che il bianco sta nettamente meglio, adesso gli va a dare matto, quindi nulla di tutto questo, quindi dopo g5 ha dovuto catturare h per g5, scacco, ecco il problema, il re nero è esposto su quella colonna h, spostato, scacco, f8, torre 3, l'alzata di torre, questa torre diciamo, svolge tante funzioni, difende il proprio alfiere, minaccia torre h3, sulla terza traversa svolge molte funzioni, il nero ha replicato con g4, comunque qualsiasi mossa era a questo punto sbagliata, ad esempio g6 segue scacco re7, scacco re8, torre h3 è la forza di questa alzata di torre micidiale, torre d4, figlio c2 per impedire al re nero di scappare, torre h4, scacco, alfiere a 4, scacco, il nero deve solo abbandonare, oppure altra alternativa aveva torre d4, scacco, re 7, donna per g7, con l'idea di fare sempre la solita torre h3, donna f6, torre h3, g4 per impedire torre h3, ma c'aveva lo stesso h3, cioè l'attacco del bianco è troppo forte. Torre F1, F5, torre per F5, vabbè, sto facendo vedere nuovamente questa analisi per dimostrare insomma che il bianco vinceva in tutte le varianti. Torniamo alla partita, il nero ha giocato G4, donna H8, scacco, re 7, donna per G7, c'è il problema che il re nero è troppo esposto, alfiere F3 cerca di chiudere la colonna, cerca di fare qualcosa, non serve a niente, alfiere G6, questo è il colpo finale, il nero ha coperto con la torre, l'alternativa era torre di 2 scacco, ma re C3 scacco, cattura, scacco, re C3, 8 scacco, re di 1 scacco, re C8, questa era diciamo così la migliore per il nero, finiva solo con due pedoni in meno, ma insomma non è che non è molto entusiasmante, quindi ha giocato torre F8, scacco, torre per D7, torre D3, di nuovo sempre in questa alzata di torre vedete gli effetti micidiali, donna C8, scacco, re 8, torre D6, beh, finalmente, finalmente ha abbandonato il nero, insomma questa tortura l'ha lasciata perdere, ad esempio adesso poteva seguire cattura, scacco,
donna per E6, scacco, re di 8, scacco, re 8, E6, e vabbè. Quindi, come possiamo concludere dopo questa partita veramente particolare? Come disse il maestro Richard Reti, a scacchi uno dovrebbe essere interessato più alle eccezioni che alle regole. Ecco, qui veramente abbiamo visto una deviazione dal comune modo di pensare. Spesso noi pensiamo in modo stereotipato, no? Abbiamo gli arrocchi contrapposti e quindi automaticamente pensiamo che dobbiamo attaccare lì dove non c'è il re. Questa idea di Morozevich veramente, diciamo, è un'arma strategica non convenzionale, ecco, e quindi, diciamo, volevo segnalarvela, diciamo, eventualmente, se doveste mai usarla. Certo, non è un qualcosa di facile. Vi rifaccio vedere, il 18ª mossa, ha giocato C4, donna C7, una mossa logica, B4. Veramente particolare questa idea di attaccare sul lato dove aveva arroccato.